Metaforicamente, nella nostra cultura coltiviamo funzionalmente molti stereotipi, con l'inconsapevole scopo di mantenere in equilibrio i nostri dinamismi emotivi. Ciao e benvenuti nella terza puntata del format 7 minuti con l'autore. Oggi vi parlo di una nuova penna e un nuovo libro. Lui è Alberto Bonizzato. Ciao Alberto. Ciao. Viene direttamente da Verona, classe 1964, e ha pubblicato il libro Emozione e Felicità. Il libro parla di emozioni e comunicazione, ma lo conosceremo attraverso l'autore stesso. Ciao Alberto, come nasce Emozioni e Felicità? Allora, ciao Eleonora, questo libro nasce come, diciamo, intento di essere un punto fermo di un coagulo di una grande quantità di esperienze. Esperienze che nascono e si sviluppano nel mondo dell'industria, nella consulenza industriale e che, data la mia passione veramente ancestrale di quando ero bambino per la psicologia e gli aspetti della mente, io ho praticamente fatto congiunzione di una grande esperienza pratica nell'applicazione, nella lettura e visione dei fenomeni e comportamenti e della mente. Applicati però letti quindi in un contesto pratico, pragmatico, che è il mondo reale, cioè quindi un mondo reale che non è legato come nella psicologia al mondo patologico, al mondo diciamo, del problema personale. E qual è il ruolo della psicologia nella quotidianità? Bella domanda. Il ruolo della psicologia è un ruolo assai complesso, mediamente, perché per l'appunto mediamente molto astratto. In questo libro, pur non essendo un libro semplice, devo riconoscere che per l'appunto la grandezza dei temi trattati non lo rende un libretto leggero, è un libro complesso, ma per l'appunto crea quella condizione per cui l'individuo arriva ad applicare cognizioni che altrimenti dovrebbe leggersi decine di libri, diciamo, a riconoscere una serie di cose che può applicare nel quotidiano. Quindi è una psicologia tradotta, oltre che aggiornata nei contenuti. A proposito di contenuti e di cose che possiamo fare nel quotidiano, vediamo quali indizi ci sono all'interno del sacchetto per capire il tuo libro. Il primo indizio che esce fuori sono degli smile. Perché hai scelto proprio questo indizio? Allora, innanzitutto un po' fa riferimento al titolo, quindi quella condizione dove parliamo di emozioni e felicità. Cosa significa questo? Una delle grandi innovazioni diciamo, nell'ambito della psicologia, che provengono dagli Stati Uniti, ovviamente quasi, è che le emozioni sono alla base del nostro sistema sia cognitivo che comportamentale. Cioè, a differenza di quello che è la tradizione, che ci dice che succede una cosa e io mi emoziono, in realtà si è scoperto attraverso le neuroscienze e altri studi molto aggiornati che succede esattamente il contrario, cioè l'evento viene registrato se io sono emotivamente predisposto. E a proposito di emozioni, osservando la quotidianità, secondo te perché le persone sono infelici? Beh, innanzitutto proprio perché tendenzialmente siamo sempre abituati a percepire l'esterno come fonte e causa degli eventi. Invece, diciamo che il suggerimento che io cerco di trasferire con questo libro è il fatto di cominciare a guardare questa realtà in modo inverso. Quindi Allora, una ricerca interiore. assolutamente sì. Più che una ricerca è il conoscere. Cioè, le dinamiche emozionali per fortuna sono molto elementari perché sono basate su due stati emotivi, se domina la paura o se domina l'attrazione. Ecco, quindi tutte queste conoscenze che Alberto sta trasmettendo in questo video, Emozioni e Felicità, sono poi racchiuse in queste meravigliose pagine. A quale pubblico è rivolto questo tuo libro? Altra domanda complessa. Non c'è un pubblico specifico. Certo, non è un pubblico, diciamo, non è scritto per un mondo accademico, perché per l'appunto io ho omesso di fare tutti i riferimenti, di citare i riferimenti accademici, primo perché volevo dire un libro almeno 4 volte più grosso, secondo perché i riferimenti accademici spesso vengono smentiti in questo libro, quindi avrei dovuto fare un'opera gigante di prima di smentizione, smentimentamento e poi successivamente di appunto ristrutturazione delle teorie. Ho sorvolato tutta questa parte problematica perché io, non essendo un accademico, non sono uno psicologo, porto un tipo di punto di vista più basato sulla quotidianità, sulla realtà che sull'accademismo. Nel secondo sacchetto che abbiamo una domanda. Guarda un po', leggila ad alta voce.
Cosa pensi dell'editoria oggi? Domandona anche questa. Beh, premetto la mia sostanziale ignoranza nel mondo dell'editoria, in quanto al massimo sono un lettore, quindi un soggetto che... Legge vede... abbastanza? Abbastanza, sì. Non tantissimo, perché più del mio tempo è operativo, nel senso che le consulenze che io faccio spesso sono anche di sera, quindi... L'editoria oggi io la vedo in una profonda trasformazione. Parlavo prima con un tuo conoscente sulla condizione in cui oggi assistiamo che la cultura si divide in due livelli, la cultura del tipo popolare, quindi l'editoria popolare, e l'editoria invece diciamo accademica, con delle complessità e delle modalità nel modo di esporre che diventano sempre più inavvicinabili per la persona che non è di quel dato settore. Questo determina che, per l'appunto, dal mio punto di vista, nascono figure trasversali, come appunto nuovi autori, che fanno dei trade union sostanzialmente tra quello che è un'editoria accademica complessa e spesso linguisticamente anche inaffrontabile, e invece il bisogno delle persone di capire anche altri settori rispetto al proprio. Quindi bisogni, comunicazione, emozioni, tutto questo nel libro di Alberto Bonizzato, Emozioni e Felicità. Chiudiamo il video e compila questa frase: leggi il mio libro perché? Beh, perché è complicato, quindi ti può dare delle risposte sostanziali, perché quello che c'è scritto, per quanto possa essere magari diverso da quello che uno si aspetta, ti dà delle indicazioni sostanziali sul fatto di capire te stesso in un modo diverso. Ti dà una visione rispetto a quello che è la psicologia che si legge in giro nei libretti in libreria, molto aggiornata, che invece mediamente non si trova. Diciamo che ci sono delle cose che lì per lì uno può non capire, ma nel tempo gli vengono in mente e le capirà. Vi ricordo che potete trovare il libro di Alberto Bonizzato, Emozioni e Felicità, soprattutto negli store su Amazon e contattando anche Alberto Bonizzato, visto che è molto reperibile su Facebook. Lo ringraziamo per essere stato ospite nella terza puntata del format YouTube 7 minuti con l'autore e appuntamento alla prossima settimana. Grazie Alberto. Grazie a te Eleonora. Emozioni e felicità, primo ciak! Salve e benvenuti... Federico! Cacchio!